Abbiamo fatto la crema di piselli con le polpettine di gamberi e ricotta passati dai semi di papavero e i filetti di pomodoro secco. E poi come secondo abbiamo fatto il rotolino di filetto di branzino con un ripieno di spinaci croccanti. È una crema di patate e sempre gamberi, accompagnate con un'insalatina fresca di croccante, di sedano croccante e mela verde, con un'emulsione di olio e limone. Ha un trucco, il trucco è avere la passione per la cucina. È tutto esce bene, no, non c'è un trucco particolare, insomma, curare gli ingredienti. Che l'avevano fatto, ero proprio appassionatissimo di MasterChef USA e sempre ho detto se lo fate in Italia volevo partecipare. Ho visto la pubblicità del canale che è apparso, se vuoi partecipare a MasterChef Italia chiama questo numero, io ho chiamato, ho detto, figurati se chiamano, insomma, però hanno chiamato e ho fatto tutti i provini, ho passato da tutti. Poi ho vinto.